Ben ritrovati amici interisti, io sono Alexander Genestous, redattore di PassioneInter.com e questo è il consueto appuntamento con la rassegna stampa, il podcast dove andiamo a leggere i quotidiani in edicola quest'oggi, giovedì 4 luglio. Partiamo subito con la Gazzetta dello Sport che apre in prima pagina con Juve Icardi giallo Ibiza, Van de Paratici si sono incontrati, un avvistamento fa ripartire il tormentone dell'estate. Stessa spiaggia, stesso scopo, la moglie agente di Maurizio e il DS Bianconero avrebbero posto le basi per l'intesa. Entrambi smentiscono, ma testimoni giurano che, puntini puntini, e veniamo rimandati a pagina 4 e 5, dove c'è appunto il pezzo a firma di Carlo Laudise e Luca Taidelli, in cui viene analizzato questo avvistamento che c'è stato nella giornata di ieri, in cui Vandanara sarebbe stata a colloquio con Fabio Paratici in questo hotel di Ibiza. Come sappiamo, Mauro Icardi non rientra nei piani dell'Inter, nei piani di Antonio Conte, anche se verrà regolarmente convocato per l'inizio del ritiro, ma appunto non rientra nei piani dell'Inter e la Juve da sempre molto interessata a portare il centravanti a Torino. Nel pezzo vengono anche analizzati gli spostamenti di Fabio Paratici e Vandanara nella giornata di ieri, tra appunto Torino e Ibiza e Ibiza Milano. Viene anche fatto sapere che ovviamente la dirigenza nerazzurra non ha preso molto bene questa notizia e ovviamente l'entourage di Icardi ha provveduto subito a smentire l'incontro. Inoltre ci viene anche ricordato che dal 1 luglio è tornata in vigore per Mauro Icardi la clausola da 110 milioni, ma che ormai purtroppo a quella cifra lì è fuori mercato, visti tutte le vicissitudini che sono avvenute nei mesi scorsi. Per sbloccare questa situazione in casa Juve sicuramente molto dipende dal futuro di Gonzalo Higuaín, un Gonzalo Higuaín che non si sa se rimarrà a Torino o se verrà ceduto, ma che ovviamente in caso di cessione aprirebbe definitivamente le porte all'arrivo di Mauro Icardi. Non c'è però solo Mauro Icardi sulla Gazzetta dello Sport, al lato c'è un trafiletto in cui vengono commentate le ulteriori trattative in casa Inter, conferma Barella, Giulini ora che fa, offerta Lukaku è pronto l'affondo. Il centrocampista vuole solo l'Inter e Marotta stringe per il colpo Romelu. Come vi abbiamo anche raccontato sulle nostre esclusive su PassioneInter.com, Barella ha in testa solo l'Inter, Marotta è sicuro e certo che riuscirà a portare il giovane centrocampista sardo a Milano. E quindi le offerte avanzate nei giorni scorsi dalla Roma non hanno spaventato la dirigenza neroazzurra, che è forte della sua offerta avanzata al Cagliari da 36 milioni più 4 di bonus. Si parla anche di attaccanti, non solo Lukaku, perché c'è anche Dzeko, che viene definito ormai congelato da parte della Gazzetta, e che quindi sarà lui il primo rinforzo per l'attacco di Antonio Conte. Si lavora adesso con Federico Pastorella, l'agente dell'attaccante belga del Manchester United. L'Inter ha già un accordo con il giocatore, uno stipendio da 6 milioni e mezzo, si deve trattare ovviamente con il club inglese che non vorrebbe una cifra al di sotto dei 70-75 milioni. Passiamo invece adesso al Corriere dello Sport, che in prima pagina non ha nessuna notizia riguardante l'Inter, ma che invece approfondisce a pagina 6, a pagina 7, il mercato nerazzurro in un pezzo di Andrea Ramazzotti. È impasse Barella, Inter senza fretta, Nicolò ha scelto Milano, ma il Cagliari non vuole rinunciare ai 10 milioni in più offerti dalla Roma. Il quadro è chiaro, i giallorossi offrono di più, ma lui ha detto sì a Conte. L'assalto finale deve ancora iniziare. Come dicevamo prima nel caso della Gazzetta dello Sport, Barella ha scelto l'Inter, vuole l'Inter, però il Cagliari ovviamente è allettato dall'offerta della Roma che aveva superato quella dell'Inter. Sempre a pagina 6, ma in basso, troviamo un trafiletto. Vanda tiki-taka, prove di rinnovo. La manager opinionista è sempre a lavoro, ma il suo futuro potrebbe dipendere anche dalla squadra in cui giocherà Icardi. Vandanara infatti dovrebbe venire riconfermata nel cast di tiki-taka per la prossima stagione. Ed è effettivamente un indizio di mercato, perché di fatto la moglie di Mauro Icardi dovrà rimanere in Italia e quindi è molto probabile che anche il giocatore rimarrà in Italia, difficilmente all'Inter, molto più probabile alla Juve.
Ancora mercato anche a pagina 7, Lukaku e Dzeko, priorità, servono tempo e pazienza, il club è impegnato su più fronti. Nella giornata di ieri in sede c'è stato un nuovo incontro con Federico Pastorello, agente del giocatore belga, che all'uscita ha dichiarato alle telecamere l'Inter lo vuole, ma bisogna muoversi. Diverso invece per il Corriere dello Sport la questione di Dzeko, perché il dialogo ora è più faticoso, perché c'è bisogno di una mediazione tra i due club. I giallorossi non vorrebbero scendere sotto quota 20 milioni, mentre i nerazzurri non si spingono al momento oltre i 10-12. Questo anche per via dell'unico anno di contratto che è rimasto ad Edin Dzeko alla Roma. Sempre sul Corriere dello Sport c'è spazio per il nuovo acquisto nerazzurro Stefano Sensi, che si è presentato nella giornata di ieri ai suoi nuovi tifosi. Con Conte siamo vincenti. Il giocatore ha espresso tutta la sua felicità di trovarsi a Milano attraverso un post su Instagram, sul suo profilo Instagram e successivamente attraverso i canali ufficiali della società. Ha ribadito come per lui sia un sogno ad occhi aperti essere all'Inter ed è di fatto un'emozione indescrivibile per lui. Passiamo adesso al Corriere della Sera, il quotidiano di Via Solferino, che nella prima pagina dello Sport mette accanto Mauro Icardi e Gonzalo Higuaín, chiamandoli gli indesiderati. Icardi blocca Lukaku all'Inter e Paratici vede Van de Ibiza, ma non per il disturbo della Juve che ha il problema Higuaín. Come dicevamo prima, appunto, il futuro dei due giocatori potrebbero essere intrecciati, in quanto una partenza di Gonzalo Higuaín aprirebbe le porte a Mauro Icardi, mentre allo stesso tempo Mauro Icardi sta bloccando di fatto il mercato nerazzurro per quanto riguarda l'attacco, non sbloccando Lukaku. Subito sotto a questo articolo qui c'è un trafiletto molto interessante che vi consiglio di andare a leggere, che riguarda Tommaso Berni. Il terzo portiere nerazzurro, molto amato dai tifosi nerazzurri, ha appena rinnovato il suo contratto e il Corriere della Sera gli dedica un articolo. Berni, pazienza e libri, il portiere è rinnovato ma non gioca da 6 anni. Sono zero i minuti infatti giocati da Tommaso Berni nelle ultime 6 stagioni, un record, e che, come dice il Corriere della Sera, non è negativo, è piuttosto di professionalità, abnegazione e pazienza. Tommaso Berni è il giocatore che non gioca mai. L'Inter però a lui non rinuncia e anzi qualche giorno fa gli ha rinnovato il contratto fino al 2020 per la sesta stagione. A 36 anni il terzo portiere interista è uno stacanovista ed è sempre presente agli allenamenti. Berni conta appena 9 presenze nella sua carriera di Serie A, ma è una presenza fondamentale nello spogliatoio dell'Inter. Si allena, dispensa consigli ai più giovani ed è un riferimento per i tanti tecnici che dall'estate 2014 si sono alternati sulla panchina nerazzurra e per la società stessa. Dando invece uno sguardo sulla Repubblica, nella pagina dello Sport si parla molto di Inter, non solo di Mauro Icardi, ma anche di Raja Nainggolan, perché lunedì ci sarà la partenza per Lugano e la Repubblica intitola Conte Icardi separati in casa, arriva Lukaku. Maurito e Nainggolan convocati in ritiro ma indesiderati, l'Inter accede alla cessione dell'attaccante alla Juve con lo sconto. Come sappiamo, anche il futuro di Raja Nainggolan è in bilico. Il giocatore belga vorrebbe rimanere a Milano e dimostrare di poter dare ancora tanto alla causa nerazzurra, però Conte è molto dubbioso per quanto riguarda la vita extracampo del centrocampista. Lunedì ci sarà la partenza per il ritiro di Lugano. I due sono regolarmente convocati, però sappiamo anche che in caso di una offerta allettante per Raja Nainggolan, la società ci penserà seriamente e che quindi il giocatore potrebbe partire in questa sessione di mercato. E altri giocatori che partiranno per Lugano ma che sono definitivamente fuori dal progetto tattico di Conte sono João Mario, che piace molto al Monaco, Borja Valero, che è molto difficile da piazzare per via del suo alto ingaggio, ed Albert, per cui il Lione offre 18 milioni. Infine è quasi fatta per il trasferimento di Caramo al Parma. Tantissima Inter anche sulle colonne di Tuttosport, il quotidiano di Torino, che apre con l'incontro appunto avvenuto fra Vandanara e Fabio Paratici a Ibiza. Paratici da Vanda apre la prima pagina di Tuttosport. Vertice alle Baleari tra il dirigente della Juve e la moglie agente di Icardi, sempre più indesiderato in casa Inter. I nerazzurri hanno fretta, l'attaccante invece prende tempo. Più nel dettaglio, appunto, si parla di questo incontro avvenuto in questo hotel dell'isola nella giornata di ieri,
il club nerazzurro insiste a voler cacciare, tra virgolette, Mauro Icardi. Il giocatore invece prende tempo perché ovviamente più passano i giorni, più l'operazione va a vantaggio della Juve, in quanto ovviamente il prezzo del giocatore continuerà a calare. Anche in questo caso viene sottolineata l'importanza delle cessioni in casa Juve. Maurizio Sarri non punterà presumibilmente né su Gonzalo Higuaín e neanche su Mario Mandzukic, che sono i due primissimi indiziati a fare spazio Icardi, mentre rimane favorito di una spanna Paulo Dybala, che però non è da scartare per un possibile scambio, voce che era già stata portata avanti tempo fa, un possibile scambio Icardi-Dybala. Successivamente si parla anche dell'attacco di casa Inter. Dzeko è bloccato, Marotta sul belga anticipa i tempi. Conte continua a non avere i giocatori richiesti, mentre il momento del ritiro si avvicina. I dirigenti nerazzurri hanno convocato tutto in fretta Pastorello, procuratore di Lukaku. Il quotidiano si sofferma infatti su questo, chiamiamolo, mal di pancia di Antonio Conte, che a pochi giorni dal ritiro si ritrova senza i giocatori che aveva richiesto, soprattutto in attacco. La situazione, secondo il quotidiano, è imbarazzante. Allo stato delle cose, l'Inter ripartirebbe in ritiro con i soli Politano e Icardi in avanti, ovvero un giocatore che non è esattamente una punta e un altro che l'Inter ormai da mesi ha fatto capire di non ritenere idoneo al nuovo progetto, dato che Lautaro Martinez, ancora impegnato in Coppa America, arriverà con grande calma, o al meglio, è stato impegnato fino alla giornata di ieri in Coppa America e adesso si dovrà godere anche lui le meritate vacanze. C'è spazio poi anche per l'affare Barella, resa a Cagliari, Giulini promette l'Inter a Barella. Rabbia, ripicca, rassegnazione, ricerca di alternative. I pensieri e le azioni della Roma di queste ultime ore fanno intendere che all'ombra del Colosseo, malgrado l'uscita del presidente Giulini dell'altro giorno, si sia preso atto che arrivare a Nicolò Barella sia praticamente impossibile. Ferma la volontà del giocatore che ha dato la sua parola all'Inter e che non intende venir meno alle sue promesse, anche perché sa di trovare un allenatore come Conte che lo ha messo in cima alla lista dei desiderati. E allora l'accordo che il Cagliari e la Roma avevano trovato l'altro giorno e che appunto Giulini aveva annunciato come Urbi et Orbe dai corridoi della Lega al Calcio rimarrà praticamente carta straccia, perché appunto Barella è promesso sposo dell'Inter. Infine, su Tutto Sport ci sono altri due articoli molto interessanti che vi consiglio di andare a leggere. Il primo riguarda il futuro portiere nerazzurro. Tre eredi per Handanovic. Il club nerazzurro è alla ricerca del successore del numero uno sloveno che tra pochi giorni compirà 35 anni. Radu, Di Gregorio e Brasao sono i tre giovani portieri di proprietà dell'Inter che si giocheranno la nomination. Samir Handanovic infatti compirà il 14 luglio 35 primavere. Ha un contratto fino al 2021, sta per iniziare la sua ottava stagione, ma l'Inter ovviamente deve cominciare a guardarsi intorno, nonostante il prolungamento di contratto dei due vice, Padelli e Tommaso Berni. C'è poi un pezzo a firma di Paolo Cappellieri sul futuro di João Miranda, impegnato con il suo Brasile in Coppa America, che appunto dopo la semifinale vinta con l'Argentina per 2-0, ha parlato ai microfoni dei giornalisti dicendo: "Deciderò dopo che avrò parlato con allenatori e dirigenti". Ovviamente il suo futuro è sempre più incerto dopo l'arrivo di Diego Godin. L'Inter ha sistemato il pacchetto centrali con appunto Godin, Skriniar, De Vrij, Ranocchia. Lo spazio per Miranda potrebbe venir meno, però lui sarebbe molto voglioso di venire allenato da Antonio Conte e di ritrovarsi in un Inter in continua crescita. Infine, un piccolissimo trafiletto che riguarda il nuovo sponsor nerazzurro, Lenovo. Con Lenovo un'Inter più tecnologica, un nuovo marchio trova spazio sul dorso delle maglie di allenamento dell'Inter e sui cartellini di San Siro. Lenovo, multinazionale cinese fra i principali fornitori di soluzioni tecnologiche al mondo, ha siglato un accordo pluriennale di sponsorizzazione che quindi porterà nuove entrate nelle casse del club. E questa era l'ultima notizia, chiudiamo qui questa rassegna stampa di giovedì 4 luglio 2019. Io vi lascio ricordandovi
di seguirci su passioneinter.com per non perdere neanche una notizia di calciomercato. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter e Telegram e di iscrivervi al nostro gruppo privato Passione Inter 1908, dove potrete commentare assieme a noi tutte le notizie più importanti del mondo Inter. Vi auguro quindi un buon proseguimento di giornata, ci vediamo domani e sempre Forza Inter!